Amici di AndroidPro.it, e benvenuti nella recensione del nuovo LeTV 1S, l'ultimo smartphone lanciato dall'azienda cinese che differisce dagli altri per una buona qualità costruttiva, ma soprattutto per il prezzo davvero molto competitivo a cui viene proposto. Andiamo a scoprire se nell'utilizzo quotidiano effettivamente riesce ad offrire delle buone prestazioni e soprattutto il rapporto qualità-prezzo effettivamente se è buono rispetto ai competitor sul mercato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli nel nostro video. Ed eccola dunque la confezione del LeTV 1S, il nuovo dispositivo di fascia media di casa LeTV, un brand sicuramente non molto diffuso qui in Europa, ma che sta davvero sforrando dispositivi molto competitivi. Andiamo a scoprire cosa contiene la confezione di questo device, che andiamo intanto a togliere dalla parte iniziale della confezione. Vedete qui LeTV 1S nella variante Gold. Metto momentaneamente da parte il dispositivo. La confezione invece è composta innanzitutto da questa piccola la sottoconfezione, che si compone di manuali di istruzioni e garanzia in lingua cinese, la spilletta per la rimozione del carrellino delle due SIM, poi ovviamente le pellicole dello schermo che ho già rimosso. Abbiamo poi il caricatore da parete, sempre se riesco a tirarlo fuori, con ingresso USB da una parte, una forma anche abbastanza particolare di questo dispositivo, che è da 2A, per cui ricarica davvero rapidissima per la batteria del LeTV 1S. Qui nella parte frontale abbiamo la classica USB che funziona tramite questo cavetto, che è non è un normale micro USB, ma è un USB Type-C, per cui cavetto di nuova generazione, standard di nuova generazione su questo dispositivo di casa LeTV. Nella confezione non sono presenti gli auricolari, ma è presente invece un adattatore da USB Type-C a USB micro USB, per cui se vorrete utilizzare i vostri accessori di vecchia generazione con il plug classico del micro USB, lo potrete fare tramite quel comodissimo adattatore che è presente in dotazione. Quello che vedete qui sotto la nostra videocamera è invece il LeTV 1S, un dispositivo davvero elegantissimo, costruito interamente in alluminio, con delle dimensioni che sono pari a 151.1 x 74.2 x 7.5 mm di spessore, 169 grammi di peso, per un device che è talmente ben bilanciato che non sembra neanche essere così pesante. Dico così pesante anche perché 170 grammi comunque sono adesso nella fascia medio-alta, dal momento che esistono dispositivi davvero molto più leggeri rispetto a questo, ma comunque è davvero ben costruito. Sotto questo fronte ha davvero pochissimi rivali in circolazione. Per quanto riguarda invece la componentistica, questo device si completa con MediaTek Helio X10, una CPU octa-core da 2.2 GB, 3 GB di RAM, 16 o 32 GB di storage interno non espandibile però tramite micro SD. Lo slot che è presente nella parte sinistra ci consente di inserire due schede SIM, una in formato micro, l'altra in formato nano, perciò nessuna possibilità di espansione della memoria interna. Sul lato destro invece troviamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione, blocco e spegnimento. Nella parte superiore jack da 3,5 per le cuffie, porte infrarossi per utilizzare il dispositivo come se fosse un telecomando. Qui in basso abbiamo le classiche griglie dedicate, una all'altoparlante, l'altra al microfono, qui USB Type-C per la ricarica della batteria e la connessione al computer. Qui invece nella parte posteriore è presente un sensore biometrico per sbloccare il dispositivo tramite lettura dell'impronta digitale, davvero molto elegante, perché fa una sorta di effetto specchio che davvero rende molto interessante da guardare questo dispositivo. Nella parte superiore invece abbiamo una camera da 13 megapixel, flash LED e secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Insomma, un dispositivo davvero ben fatto, che si completa con tre pulsantini retroilluminati qui nella parte inferiore dello schermo, li potete vedere in questo modo, mentre nella parte superiore abbiamo una camera anteriore da 5 megapixel, una capsula auricolare, i vari sensori di regolazione automatica della luminosità e sensori di prossimità. Sempre per quanto riguarda la scheda tecnica, abbiamo un display da 5.5 pollici di tipo ovviamente IPS, Full HD la risoluzione, 13 megapixel posteriore la camera, 5 megapixel frontale, per cui un dispositivo molto ben bilanciato, con una batteria anche interna da 3000 mAh non removibile.
Ma andiamo a scoprire subito insieme come si comporta nell'utilizzo quotidiano questo dispositivo. Vi mostro subito la reattività del sensore di impronte, che tra l'altro è davvero molto molto buona e non crea grossi problemi durante l'utilizzo, seppur la collocazione a me non piaccia moltissimo, ma è comunque abbastanza preciso e quasi sempre al primo colpo riesce a capire, insomma, a leggere con successo la nostra impronta. Andiamo subito in galleria per vedere questo display da 5.5 pollici Full HD come si comporta. Partiamo con le classiche immagini di test e vedete su questo pannello IPS, i neri che sono riprodotti sono davvero molto belli, mentre con le immagini un po' più chiare si notano questi bordini neri attorno al display, che sono davvero davvero bruttini da vedere, però comunque si parla di un dispositivo che è costruito in questo modo, per cui i bordini neri probabilmente nella fascia superiore si potevano evitare, ma è quasi inevitabile averli nella parte laterale. I colori comunque sono molto buoni, vedete anche l'angolo di visuale è praticamente ottimo su questo dispositivo, che possiede anche una luminosità di primo livello, per cui non ci sono sicuramente difficoltà quando si utilizza questo dispositivo sotto la forte esposizione solare. I colori sono ben tarati, né troppo freddi né troppo caldi, per cui tutte quante le varie tonalità, vedete, sono riprodotte nel dettaglio in modo molto buono. Vedete anche qui l'angolo di visuale ottimo su questo dispositivo, per cui non ci sono sicuramente difficoltà su questo fronte. Vediamo invece i sample video. Vedete il sample qui in 2K, viene riprodotto senza difficoltà. Vi faccio ascoltare anche un piccolo frammento dell'audio, anche se ci spostiamo nel video non ci sono problemi di alcun tipo. E logicamente il risultato si ripete anche con i sample video in Full HD, che siano essi in MKV, che siano essi in MP4, non ci sono difficoltà nella riproduzione dei video, che sono sempre molto fluidi e non ci sono davvero difficoltà durante l'utilizzo di questi formati multimediali. Andiamo invece nell'applicazione musica, nella riproduzione locale, anche perché l'applicazione musica in dotazione a questo dispositivo integra anche delle funzioni presenti su alcuni social cinesi, per cui troverete un sacco di brani cinesi. Intanto vi diminuisco leggermente la luminosità per garantirvi una visuale migliore. Vi dicevo, i contenuti che sono presenti nel riproduttore musicale sono davvero moltissimi, ma soprattutto sono relativi al mondo cinese, anche perché questo dispositivo teoricamente non è indirizzato al mercato internazionale, e poi fra un po' vi spiegherò quali sono le conseguenze, insomma, di questa non ufficiale distribuzione. Vi faccio ascoltare invece il classico sample audio. Vedete, l'altoparlante non è stereo, ma è solamente mono, per cui l'audio proviene solamente dalla griglia sulla destra dell'USB Type-C. La qualità è comunque molto buona, il volume è abbastanza alto, per cui durante l'utilizzo quotidiano e anche in ambienti piuttosto rumorosi sicuramente riuscirete a sentire l'arrivo delle notifiche, per cui non vi preoccupate, potete dormire sonni tranquilli, che la vostra sveglia al mattino la sentirete sicuramente. Ma andiamo a vedere invece nel dettaglio il comparto gaming con Real Racing, che questa volta è il protagonista dei miei test, che io solitamente faccio con Asphalt 8, e voi lettori di AndroidBlog.it sicuramente conoscerete già i nostri test gaming, ma purtroppo per qualche oscura ragione, probabilmente legata al software, il classico gioco, quindi Asphalt 8, non siamo riusciti a scaricarlo né tantomeno ad installarlo tramite APK, quindi né Play Store né l'APK ci hanno permesso di installare il Asphalt 8, per cui sicuramente si parla di incompatibilità a livello software, per cui per questa volta proveremo Real Racing 3 e vedremo le prestazioni in gaming di questo dispositivo, che vi ricordo presenta un processore MediaTek Helio X10 2.2 GHz octa-core e una GPU PowerVR G6200, per cui prestazioni comunque che abbiamo già visto anche sul Redmi Note 2 e 3 sono davvero molto buone con questo processore. Intanto i dettagli sono caricati al massimo delle possibilità e la grafica sicuramente è abbastanza buona, ma le prestazioni, vedete, non sono altissime nel gioco stesso, che è un
pochettino leggermente scattoso, non niente di niente di tanto eclatante che vi possa compromettere l'esperienza di utilizzo, per cui un leggero calo di prestazioni lo si può ottenere magari nei vari tornanti qui in questo caso, però in ogni caso vedete c'è qualche piccolo micro lag all'interno dell'interfaccia, ma tutto ciò secondo me non è altro che imputabile al software di questo dispositivo, che probabilmente è la parte più acerba dello stesso. Vi voglio parlare proprio del software in questo istante. Abbiamo a disposizione la versione di Android 5.0.2 con una ROM proprietaria di LeTV, che però purtroppo, vi dicevo, a causa di una mancata commercializzazione ufficiale qui in Europa non presenta tutte quante le lingue, per cui compatibilità solo ed esclusivamente con lingua inglese e cinese, a meno che non siate utenti esperti in modding, che potrete cimentarvi nell'installazione di ROM custom alternative su questo dispositivo. Lasciate sicuramente perdere, a meno che per voi non è un problema avere il dispositivo in lingua inglese o in lingua cinese, con quelle che sono tutte quante le conseguenze. Vedete applicazioni come ad esempio il Live delle TV, che integra un sacco di opzioni però tutte quante in lingua cinese, per cui non utilizzabili qui sul nostro paese dalla maggior parte di utenti, e oltretutto mancano anche i servizi Google, che vanno installati necessariamente manualmente. Anche se l'operazione richiede pochissimi secondi tramite il Google Installer, basteranno circa 2-3 minuti per avere i servizi Google installati, ma non è un'operazione che tutti quanti gli utenti sono in grado di fare, per cui sicuramente sul fronte software non mi sentirei mai di consigliare questo dispositivo ad un utente meno esperto, a patto che comunque non si faccia sistemare lo smartphone insomma da qualcuno. Andiamo invece a provare il dispositivo sulla parte relativa alla fotocamera. Ovviamente vi parlo di una fotocamera da 13 megapixel nella parte posteriore, 5 megapixel quella anteriore. Proviamo un classico scatto. Prendiamo il mio mouse fido per i test, messa a fuoco che è abbastanza veloce in fase di scatto, mentre nella registrazione video crea qualche piccolo problemino, e soprattutto qualche piccolo problemino lo si incontra quando non si hanno delle buone condizioni di luce. Vedete ad esempio questo scatto è stato fatto circa 3 volte, vedete qui il risultato finale dopo 3 tentativi è questo qui, mentre gli altri tentativi vedete sono praticamente sfocati e non si riesce assolutamente a vedere lo scatto finale, così come quest'altra fotografia. Le posterò tutte quante sulla recensione testuale, proprio per farvi capire come la messa a fuoco non sia il fiore all'occhiello di questo dispositivo, per cui una qualità fotografica insomma che non merita più di una sufficienza, ma secondo me sono già stato anche abbastanza buono. Vedete qui altri scatti realizzati con il flash, qui il video sample che troverete anche sul nostro canale. Vi ripeto, in condizioni di luce buona il dispositivo si comporta anche abbastanza bene, gestisce bene i cambi di luce, per cui le difficoltà si incontrano soprattutto nella parte quando si scattano insomma fotografie con buona, con scarsa illuminazione. L'interfaccia della fotocamera invece è abbastanza avanzata, per cui ci sono un sacco di operazioni e opzioni a disposizione dell'utente: il bilanciamento dell'ISO, il bilanciamento del bianco, l'esposizione, la condivisione del GPS, della posizione, lo scatto e quant'altro, per cui una fotocamera sicuramente anche per utenti più esperti, se solamente scattasse fotografie leggermente migliori. Nei video invece il dispositivo si comporta, vi dicevo, grosso modo alla stessa maniera, non ci sono difficoltà in buone condizioni di luce, mentre nelle messe a fuoco in modo automatico incontra qualche piccola difficoltà, in modo manuale assolutamente nessuna. Slow motion invece realizzabile con questo dispositivo, con possibilità di rallentare a 2 o 4x, gli fps ovviamente non vengono citati all'interno dell'interfaccia, ma presumibilmente si parla di 120 fps. Vado nuovamente nel menu home, vi parlo di parte relativa alla navigazione web con il classico repubblica.it. Dovrebbe essere già in caricamento la pagina, ma eventualmente la ricarico nuovamente. La tastiera intanto è una tastiera proprietaria della ROM presente su questa UI in LeTV 1S, non è tastiera Google, ovviamente è installabile in secondo luogo. È presente anche qualche piccola parolina in cinese non tradotta, vedete qui, e sicuramente potrebbe dare fastidio a molti durante l'utilizzo, per cui il motivo per cui vi dicevo prima è utilizzabile questo dispositivo solo da utenti un pochettino più ferrati in materia, che possono permettersi insomma di stare lì a smanettare, cambiare ROM e quant'altro.
Vedete qui invece l'esperienza di navigazione web, non fluidissimo nello scroll, in quelle che è la fase iniziale del caricamento della pagina, ma tutto sommato le prestazioni sono accettabili e si ottengono risultati sempre migliori con Google Chrome, che è sicuramente meglio ottimizzato e che tra l'altro vi permette di dare un pochettino più spazio a quelle che sono le funzioni del browser Chrome rispetto a quelle del browser stock di questo LTV, che sicuramente non sono tantissime e sono praticamente ridotte all'osso. Ritorniamo invece al menu home e vi parlo di quello che è l'aspetto relativo alla batteria. Sono ben 3000 mAh a disposizione su questo LTV 1S. Devo dire che sicuramente non sono pochi, ma visto che l'ottimizzazione software non è tra le migliori, l'autonomia che si riesce ad ottenere a me personalmente non ha soddisfatto tantissimo. Personalmente utilizzo lo smartphone in maniera abbastanza intensa e soprattutto in zone in cui ho poco campo, per cui la ricezione è messa a dura prova, ricezione che comunque è abbastanza buona, ma essendo messa a dura prova tende a scaricare leggermente in modo più veloce la batteria. Però devo dire che non sono riuscito in generale ad affrontare una giornata completa di utilizzo dalla mattina alle 8, quantomeno fino alle 20 l'orario di cena, per cui sono arrivato circa alle 18:30 con qualche difficoltà, circa 2 ore e mezza, 3 ore di schermo attivo, per cui sicuramente un risultato che poteva essere migliore su questo device, magari con un'ottimizzazione software che potesse essere all'altezza di quelle che sono le aspettative di cui, insomma, che ci aspettavamo su questo dispositivo, anche perché l'hardware è davvero molto interessante. Andiamo invece a provare la parte relativa al telefono, insomma alla parte radio. Il dispositivo è dotato di due comparti SIM, una micro e una nano. Manca purtroppo la banda 800 nell'LTE, per cui se avrete Wind sicuramente incontrerete difficoltà durante l'utilizzo. La ricezione è buona, la gestione delle dual SIM è ottima, però comunque non ci sono opzioni aggiuntive se non le classiche viste già sui dispositivi con processore MediaTek, se non un'organizzazione differente a livello di interfaccia, dal momento che comunque la ROM è una ROM proprietaria che organizza le cose sicuramente in modo diverso. Andiamo a fare una chiamata di test al 119. Intanto nel dialer è possibile anche registrare la chiamata in modo nativo. Vedete, qualità dell'audio nella norma, in capsula davvero ottimo l'audio, per cui non ci sono difficoltà durante l'utilizzo anche della parte telefonica, che vi dicevo è molto buona sia sul primo che sul secondo slot, buone le opzioni anche della gestione delle due schede SIM, per cui un dispositivo completo se non fosse per il software davvero molto acerbo e che non è consigliabile per un utente medio che non ha voglia di stare a smanettare sul proprio dispositivo e ha voglia di utilizzarlo così come esce di fabbrica. Per cui in conclusione il LTV 1S, ottimo acquisto nella fascia dei 200-220 euro, ottimo acquisto però per chi sa metterci mano, sa modificare ROM, sa modificare file di sistema, sa cambiare, aggiungere lingue al sistema tramite operazioni di modding, mentre per utenti meno esperti sicuramente, se volessi consigliare un cinafonino, vi consiglierei di andare a riguardarvi la nostra recensione dei vari Xiaomi Redmi Note 2, Xiaomi Redmi Note 3, Meizu e Meizu Note, che in questa fascia sono probabilmente tra gli imbattibili. Anche per oggi è tutto, un saluto da Nicola e mi raccomando, lasciare un bel mi piace al video.